sapete cos'è un cosplay? Beh, guardate me, fisicamente non somiglio un po' a Zio Paperino? Io però volevo somigliare a Superman. La moda del cosplay nasce in Giappone perché c'è stato questo desiderio di emulare un po' i personaggi dei cartoni animati giapponesi, alias anime, oppure dei fumetti giapponesi manga. Poi qui si è iniziato a diffondere dal Giappone un po' in tutto il mondo. Ci sono tantissime fonti di ispirazione anche da fenomeni di internet, come altri fumetti telematici. Ci si diverte un sacco. Il mio personaggio è Inuyasha, il protagonista del manga omonimo. Questo personaggio è un mezzo spettro e quindi pur di ottenere quello che vuole farebbe di tutto, però alla fine per amore rinuncia al suo ruolo di mezzo spettro. Non è un vero personaggio, ho solo cercato di imitare la moda giapponese J-Rock. Rappresenta uno stregatto, in quanto là è ambientato nel mondo di Alice nel Paese delle Meraviglie, però con il protagonista di Kuroshitsuji, cioè Ciel. Ed è un'emozione unica di poter incarnare il proprio personaggio preferito. Il mio personaggio è Sanji, detto Gamba Nera, rappresenta un pirata, cuoco, gentiluomo. Sono cresciuto con i cartoni giapponesi e crescendo mi sono appassionato sempre di più a questa realtà. In fondo al mare, in fondo al mare. Nasce dal fatto che mi piace disegnare, quindi ho iniziato a vedere gli anime e a leggere i fumetti. Mi ama. Ah no, è divertente, è piacevole quando tutti chiedono di fare le foto. Quando viene bene, poi è bello perché si vede che tutti quanti dicono sei uguale, è divertente. Voi siete Jack Sparrow. Ma penso che comunque ogni ragazzo a cui piacciono comunque, non lo so, manga, fumetti e anche, non lo so, tutta magari sono appassionati di film particolari, abbiano comunque questa volontà di poter imitare quelli che sono i propri idoli, insomma.